Io lessi questo racconto, questa storia, più di 3 anni fa, eravamo tutti molto diversi 3 anni fa, diciamo, in attività. E per questo che risulta anche complicato parlare di qualcosa come se appartenesse all'umore di un'altra persona. E trovai fatale, trovai molto bella l'idea che io, che sono cresciuto con Ettore, perché ho fatto 2 film con lui, la famiglia è concorrenza sleale, stavo insieme a Maria Angela Menato in uno dei film di una serie bellissima che doveva proporre, che era Piazza Navona. In più, nel corso degli anni, lui mi ha regalato, mi ha fatto il dono della sua amicizia, della sua affettuosa e ruvida amicizia, quella risata, in realtà quando lui mi ha dato il premio, mi insultava affettuosamente, non faceva lui. Però era sempre quindi al cattivo ho reagito ridendo. Quindi lessi questa cosa e vidi che dentro c'era un nucleo germinale molto interessante, che era questo strano triangolo di quest'uomo mite, tranquillo, tollerante, che vive appartato dal mondo, circondato dai suoi libri, vive insieme a questa sua figlia silenziosa, anzi che ha scelto di non parlare più, intrappolata, incarcerata su una serie a rotelle, e quindi in una serie di prigioni, in una serie di prigioni. Nella vita di queste due persone fa il suo ingresso questa figura di questa attricetta scellerata e adorabile che gli scompaginerà completamente la vita. Sentivo, come ho detto, che c'era qualcosa da, come dire, da aprire e da rielaborare. E la scrittura di Marcus Mazzantini per me è stata, come al solito, decisiva. Lei mi ha fatto il dono di una folgorazione, almeno per me è stata una folgorazione, che è stata la metafora del teatro. La metafora del teatro a tal punto che ho deciso addirittura di cominciare il film con un sipario rosso che si apriva. Da qui l'emozione di ieri sera di trovarmi in uno dei teatri più belli del mondo, che è il Petruzzelli, e quando ho visto quello scorcio di sipario ho detto: ma che bello, com'è fatale anche il fatto di far vedere il film in un luogo dove un sipario vero, come dire, ne smaschera un altro, in qualche modo messo in scena. E quindi è nato tutto. Questa completa, in qualche modo, riscrittura, però, secondo me, rimane fedele al mondo anche estetico e narrativo di Ettore. Ettore ha spesso scelto il luogo unico, la terrazza, la famiglia, la giornata particolare, le ballo, ha scelto sempre il luogo unico. Il palcoscenico dove mettere in scena il mondo, le relazioni, i conflitti, le trasformazioni, ma anche se tu vedi film invece, diciamo così, più raccontati in maniera apparentemente, diciamo così, più comune, e se io chiudo gli occhi, io se penso al mondo nuovo, io penso alla carrozza, no? È abbastanza incredibile questa cosa qua. Spazi chiusi, ma non claustrofobici, soltanto mondi. E quindi questo è stato il cammino che abbiamo fatto. Io me ne vado qui da Bari oggi con due pensieri belli. Intanto la risposta di quel pubblico ieri sera, che era finalmente, con tutto il rispetto per voi, una platea di pubblico, come dire, professionale. Ed è stata una risposta che francamente mi ha emozionato e commosso, e mi piace molto l'idea di essere stato festeggiato in quel modo nel giorno in cui questi due signori festeggiano i 20 anni del loro lavoro. Faccio una piccola metafora e poi passo la parola. Stiamo tutti soffrendo per la disperata condizione della nostra compagnia di bandiera, no? I nostri dipendenti, non abbiamo una compagnia di bandiera. Ecco, in termini di cinema, noi la compagnia di bandiera ce l'abbiamo. E teniamocela aperta, non vedo che sarà davvero localizzata in una maniera o in teniamocela stretta, perché secondo me Vai Cinema e 01 rappresentano, come dire, lo zoccolo duro della cultura cinematografica italiana. Quindi andarmene da qui col pensiero di aver festeggiato questo film italiano, anche se coprodotto, anche se girato e recitato in diverse lingue, mi fa molto piacere. Un ultimo